Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. È da un po' che effettivamente non ci sentiamo, o per meglio dire, è da un po' che io effettivamente non registro nulla, dato che tutti i lavori che ho preparato precedentemente sul canale li ho registrati tempo addietro, sapendo appunto questo mio periodo particolare, dove ovviamente mi sono un attimo isolato dal registrare, dal fare live. Ovviamente chi è su Discord già sa tutto quello che è successo, ma magari poi ne parleremo con più calma stasera, se ovviamente avrò modo di potermi dedicare un pochettino alla live solita, dato che appunto oggi nella versione giapponese di Opera Omnia è uscito Tidus con la sua nuova arma Force, e ovviamente ha subito un piccolo rework sia lui che Barrett. La Force di Tidus non è affatto male, in quanto ovviamente premia tantissimo il personaggio di Tidus, e premia tantissimo il personaggio di Tidus specialmente per il fatto che è un personaggio in questo caso estremamente egoista, e quindi ha la possibilità di poter attaccare spesso e volentieri. C'è da dire che l'effetto particolare della sua arma Force premia tantissimo personaggi che possiedono instant turn rate, quindi è una meccanica che comunque fa da padrone Tidus, ma che potrebbe effettivamente sinergizzare con tanti altri personaggi. Detto ciò, però, ne parleremo meglio magari stasera, avremo modo di approfondire un po' meglio il discorso, avremo modo di parlare di tante cose che effettivamente sono successe, diciamo, in questo periodo. Avrò modo comunque anche di poter affrontare discussioni, dato che sicuramente magari ci sarà la possibilità di poter intavolare una discussione con qualcuno della chat sul canale Twitch. Detto ciò, che cosa dobbiamo fare oggi? Ovviamente abbiamo le free multi a disposizione, che io ovviamente voglio fare in live come sempre, giusto per vedere che cosa ci permette di ottenere questo banner. Infatti abbiamo il primo banner con la Force di Tidus, la Burst di Cam Lano e poi i tre personaggi che sono sinergici in questo caso durante l'evento del Raid, ovvero Barrett, Tidus stesso e Quinn. Mentre invece dall'altro lato abbiamo il banner dove addirittura abbiamo la Burst di Tidus. Burst di Tidus che effettivamente mi manca e che, a dir la verità, qualora dovessi effettivamente trovare la Force, potrei decidere di andare a pullare. Potrei decidere di andare a pullarla non solo per poter vendere la Force e riguadagnare subito ovviamente le High Power Stone per maxare successivamente un'altra Force che uscirà probabilmente a fine mese con Gabrant, ma soprattutto perché l'effetto della Force di Tidus avrà la possibilità di sfruttare sempre comunque i doppi follow up che ho la capacità di sfruttare appunto con l'effetto Burst verde, in questo caso di Tidus. Quindi potrei pensare addirittura di andare a prendere la Burst di Tidus. Allora, andiamo a fare il free ticket intanto. Il free bronzino che mi accompagna in questo frangente. Ah, un'arma di Tidus però, vedi? Segno, un buon segno, positivo, positivo. E possiedo altri 450 ticket, ma non voglio utilizzarli adesso, dato che qualora dovessi andare a pullare con le gemme per la BT, penso che sia molto più comodo. Avendo utilizzato già i token per Cam Lano, preferisco appunto andare dritto con le gemme per Tidus e poi aspettare di vedere che cosa succederà con Gabrant. Detto questo, abbiamo la prima multi gratuita in entrambi i banner, quindi vediamo cosa riusciamo effettivamente ad ottenere. Certo, un'orba azzurra qui non è che sia tutta questa bellezza in realtà, però non si sa mai, non si sa mai. Potremmo avere una sorpresa, anche se in realtà non c'è stato connecting, non c'è stato molto, però. Ok, Barrett. E Barrett, benissimo. Anche Barrett ha preso un rework che,
Oddio, non è un brutto rework quello che ha preso Barrett, solo che diciamo il personaggio di per sé non mi piace tantissimo, quindi non credo di consigliarlo, comunque non credo in generale di pullarlo in futuro. Altra orba azzurra, quindi nulla di incredibile. Probabilmente qualche ticket lo posso buttare, dato che comunque a fine mese avremo altra volta Bard, dato che a fine mese avremo Odino con la Divine di Odino già annunciata oggi. E poi abbiamo anche il raid in mezzo che sicuramente mi permetterà di ottenere altre risorse, quindi avendo già 400 ticket adesso più quelli che posso andare a farmare, teoricamente potrei per la prima volta in assoluto nel gioco riuscire ad arrivare al cap di ticket, cosa che praticamente non mi è mai successa all'interno del gioco, però come dico sempre c'è sempre una prima volta. Allora, detto questo, facciamo che questi 50 ticket ve li lancio adesso, mentre invece stasera, qualora non dovessi effettivamente trovare nulla o comunque non riuscissi a, in generale adesso vedendo come vanno questi ticket e poi durante la giornata riuscire a vedere effettivamente come si comporta Tidus anche all'interno di qualche coop, cercando di vedere un pochettino il suo kit, deciderò se effettivamente stasera spendere all'interno della nostra solita live oppure se lasciar perdere in favore di qualcun altro, anche perché con la burst di Kamla no, ho la possibilità di essere, con la burst e con la force di Kamla no, ho la possibilità di essere molto 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 aggressivo, dato che a quanto pare non verrà fissato l'effetto di Kamla no, quindi si può sfruttare e si potrà sfruttare con i setup che ho fatto vedere la scorsa volta, dove addirittura anche con Sephiroth abbiamo toccato i 90 milioni di danno, quindi potrebbe essere molto 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 interessante vedere e soprattutto sfruttare questo setup per evitare di pullare altre armi in futuro. Detto ciò, io vado giù con questi 50 ticket, tanto ne prenderò sicuramente altri all'interno del raid, e poi con la Divine di Odino teoricamente dovrei riuscire ad arrivare al cap. Quindi va benissimo così. Così nel frattempo faccio anche durare il video un po' di più, che ci può stare. Bene, questo già cominciamo benissimo. Con tutto cestino. Ok, orbo dorata che già è decisamente meglio, fa ben sperare, rispetto alla classica orba azzurra. Sono molto indeciso su Tidus perché ha un buon effetto per quanto riguarda la Force, che tra l'altro sfrutterebbe in maniera ottima, però... Ok, qui è l'ED di Tidus, ma io già la possedevo, quindi... Però 4 dorate, sinceramente, non mi fanno schifo. 4 dorate, sinceramente, non mi fanno schifo. Mi sa che qua non ci sono dorate, vero? No, c'è, ok. Barrett, ovviamente. Il gioco mi sta dicendo di dare una possibilità a Barrett implicitamente, ma... non credo proprio che succederà una cosa del genere, perché... Barrett purtroppo all'interno di Oper Omnia non mi piace proprio come kit e... secondo me non ne vale la pena, fondamentalmente. Okay, ex di Tidus e anche la 35. Va bene, ultimi 10 ticket per provare. Niente, orba azzurra.
skip diretto. Ok, va bene così. Signori, io vado a vedere un pochettino facendo qualche cop, vediamo un pochettino come, diciamo, come è stata strutturata la situazione. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a vedere noi stessi come è strutturata la situazione, giusto per dare la possibilità di vedere a chi magari non può seguire le live o non vuole seguire le live di poter guardare il tutto qui in diretta. Allora, il raid, che ovviamente possiede tutte le varie difficoltà che ancora devo sbloccare, però non ci sono ricompense, ci sono solo gli artefatti. Ahia. Vabbè, ci saranno comunque le ricompense individuali e le ricompense classiche, immagino, per quanto riguarda il raid, per ottenere comunque qualche ticket o in generale ottenere qualche risorsa in più. Esatto, ci sono le ricompense, diciamo, globali. Esatto, che ci daranno sicuramente qualche cosina. E poi le ricompense singole che avremo modo di sfruttare più in là. Va bene. Detto questo, signori, io probabilmente sarò live stasera a partire dalle ore 21. Sperando comunque di sentirmi un po' meglio, perché non sono stato informissimo in questi giorni, però spero di riuscire a stare un po' in live anche per chiacchierare un pochettino con tutti quanti gli altri. Detto questo, vi ringrazio al solito per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo stasera oppure col prossimo appuntamento qui o sul canale Twitch. Bye bye.